Maestro Avenir, un'ora di musica in favore della Croce Bianca, ecco, un'iniziativa lodevole. Diciamo, come è andata la serata? Ma io penso bene, nel senso che sono contento due volte, sono contento per aver suonato per, secondo me, per una giusta causa, che è quella di comprare un mezzo per disabili, per la Croce Bianca. Ovviamente questo è un punto di partenza, non è un punto di arrivo, perché il mezzo costa tanto, quindi è ovvio che l'impegno è gravoso. E quindi questa è la prima cosa. E la seconda cosa per cui sono contento è di aver ricevuto l'abbraccio di tante persone, e questo secondo me è importante. Dicevo l'assessore, che l'ho detto anche più volte, che la cultura non è un accessorio, e con la cultura si possono fare un sacco di cose, si può anche iniziare a pensare, cosa che alle volte è demodé, e invece io la considero ancora una cosa sana. E quindi sono molto felice di questo, sono molto felice che la gente abbia colto anche il senso di questo concerto, che non era un concerto, diciamo, di Christian Gavernier, era un concerto per qualcosa di importante. Quindi io dico sempre, la musica nella vita ha dato a me molto di più di quello che io ho dato a lei, questo sicuro. E quindi quando ci sono queste serate sono soddisfatto di quello che mi fa provare. Dunque è, diciamo, un inizio, saranno altre occasioni. Questo per la Croce Bianca, sicuramente è un inizio. Per me non lo so, però sicuramente, ecco, abbiamo fatto tante cose qui a Imperia, eccetera, però bisogna mettere, secondo me, ecco, bene in chiaro che la cultura non è un accessorio, ha bisogno di risorse. Io dico sempre, la cultura costa, perché è vero, costa, ma l'incultura costa molto di più. Allora bisogna capire se il buco nella strada, vogliamo riparare il buco, capire come facciamo a non farlo. Quindi è questo il discorso. Secondo me questa è una riflessione che va fatta, e io mi occupo di suonare, non di fare questo tipo di cose. Però penso che l'arte e gli artisti abbiano il compito anche le volte di dire certe cose, no? Certo. Senza paura, credo, no? E senza timore, perché credo che siano cose condivisibili. Abbiamo bisogno che la cultura sia supportata, non solo in Imperia ma in Italia, e penso che debba essere così. Dunque, i prossimi appuntamenti? Io parto per Parigi martedì e ritornerò in Imperia ormai a fine ottobre. Però mi è capitata una cosa curiosa a proposito di cultura. A Roma, quando hanno chiuso il Colosseo, tutti si lamentavano, perché noi pensiamo che il Colosseo sia una rotonda un po' più bella delle altre. Però io ho visto posti nel mondo che, se avessero una pietra di quella cosa lì, chiuderebbero lo spazio aereo. Quindi bisogna anche stare attenti a che cosa abbiamo e curarlo come se fosse un bambino o una bambina.